9 febbraio del 1849, 160 anni fa, un suffragio popolare dichiarava la Repubblica Romana. Oggi, a 160 anni di distanza, il 9 febbraio del 2009, dichiariamo. Nel 1849 Roma cacciò il suo unico padrone, il Papa. Oggi, a 160 anni di distanza, se ne ritrova tre. Il Papa, che nel frattempo è tornato e non minaccia più di andarsene. La politica e la sua corte, che dal 1870 la occupano fisicamente e moralmente. E l'impero palazzinaro, che ha da tempo sfregiato la sua magica bellezza. Ci dicono che la politica costa 4 miliardi di euro l'anno. Qualche dettaglio? Solo le spese per il funzionamento di Montecitorio ammontano a 1,5 miliardi di euro l'anno. Quelle di Palazzo Madama appena meno di un miliardo. Al confronto, il quarto di miliardo speso per il Quirinale è poca cosa, anche se ci abita un solo signore. E a Roma, che ne viene? Niente, solo il sacrificio dei suoi palazzi più prestigiosi, 46 solo al centro, che comunque arricchiscono con fantastiche rendite di locazione pochi amici immobiliaristi. L'espulsione di molti residenti romani per far posto ai politici, i loro affiliati e le loro scorte, lo scorazzare rumoroso delle auto blu, una viabilità collassata e la frequente inagibilità del centro per cittadini e visitatori. E soprattutto la nomea di essere ladrona, cialtrona, parassitaria, decadente, parolaia, centralista, statalista, tutti appellativi attribuibili non già alla città e ai suoi abitanti, ma alla funzione di capitale. Anche alla macchina del Vaticano vanno parecchi soldi pubblici, anzi, più che alla politica, 4,5 miliardi di euro l'anno. E a Roma, cosa ne viene? A lei toccano un'innumerevole quantità di mancati introiti e servizi resi a gratis, dagli svariati milioni di euro all'anno in forma di esenzioni ICI e di non erogate competenze di imposta per alberghi, scuole, università, ospedali, cliniche, all'incalcolabile elusione fiscale sul turismo di decine di milioni di pellegrini. Poi ci sono i servizi non pagati, per milioni di metri cubi di acqua erogata e depurata, l'inquinamento elettromagnetico di Radio Maria e quello morale, dato che il messaggio pastorale qui ammorba con maggiore potenza. E gli immobiliaristi e le loro banche e i loro giornali? Quelli prima contrattavano le segreterie di partito, poi hanno sponsorizzato Rutelli, Veltroni e quindi Alemanno. Risultato? Piani regolatori taroccati, un'enorme ricchezza e potere in poche mani e milioni di metri cubi di cemento versati sul lago per costruire centri commerciali, uffici, fiere, zone residenziali mal urbanizzate di cui Roma, che non cresce demograficamente, non aveva bisogno. Un vero e proprio sacco, perpetuato peraltro con larga compartecipazione di denaro pubblico. Risultato? Un impazzimento oscillante del mercato immobiliare e uno stravolgimento della capacità produttiva della città. Quante scuole, università, ospedali, metropolitane, quanta manutenzione stradale, quanti servizi migliori si potrebbero fare con tutto questo denaro? Quanti mestieri e commerci, quanto sapere, quanta ricchezza viene mortificata? Un'enormità se si pensa che solo il bilancio sociale di queste città è meno di 2 miliardi e che pagati stipendi, contratti, acquisti e oneri passivi, niente rimane per gli investimenti. E poi si scopre che il trasferimento pro capite a Roma è più basso sia delle medie nazionali e ancora di più della media delle grandi città italiane. Ci dicono che il progetto Roma Capitale porterà un bonus di mezzo miliardo di euro l'anno. Sì, ma a fronte di quali ulteriori spese? Cosa rimarrà a Roma? La rivoluzione che verrà passa da un processo immaginativo, gioioso. Allora immaginiamo Roma non più capitale d'Italia, ma solo di se stessa. Roma di Roma, di tutti i cittadini che la abitano e di quelli che ci vogliono venire a vivere. Immaginiamo Roma che sfratta gli attuali occupanti, i vari palazzi, Montecitorio, Madama, Chigi e Quirinale, e che al posto della Consulta siano ripristinati gli antichi bagni costantini. Immaginiamo di poter portare bambini e cuccioli di cani a giocare nella fontana di Giacomo della Porta, a Palazzo Chigi. E se ci pare male demolire il Palazzo della Consulta, potremmo allora aprire i saloni alle visite domenicali delle famiglie romane per ammirare l'affresco di Cerere e chiederle di tornare a donarci fiori, frutta e spighe, anziché sentenze. Ricordiamoci di mandare subito la politrice a Palazzo Madama e che faccia un buon lavoro per eliminare il persistente puzzo nauseabondo lasciatovi dalla Polizia Pontificia. Magari a quel punto vi si potrebbe ripristinare la sede cittadina dell'estrazione dell'orto. Poi si potrebbe provare a richiamare l'architetto Mascarino,
o un suo discendente, e chiedergli di rivedere il progetto del Quirinale, che certamente non verrà restituito a Ratzinger, ma bisogna pur provare a cancellare le ridicole vestigie che i Savoia gli hanno impresso dopo la conquista di Roma. Quanto a Montecitorio, ci varrebbe buona cosa farlo diventare l'aula magna della nuova libera Università di Roma. Una serie di assemblee cittadine plenarie appositamente indette decideranno quindi della futura destinazione d'uso delle varie ex sedi ministeriali. Su una cosa però siamo già tutti d'accordo, dell'orrendo Quirinale si farà un bel falò. Noi, oggi, 9 febbraio anno 2009, ci riuniamo sotto il nome di Repubblica Romana Indipendente. La nostra finalità è di portare a compimento l'emancipazione della città di Roma e delle donne e degli uomini che ci vivono. Intendiamo pertanto promuovere e perseguire tutti gli atti legittimi in questa direzione. Quale primo atto fondativo, intendiamo adoperarci per la modifica dell'articolo 114 della Costituzione italiana. A tal fine chiamiamo sin d'oggi un comitato promotore per il progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare per la rinuncia di Roma al ruolo di capitale. Apriamo così una fabbrica dell'immaginazione e del fare. A Roma e con Roma vogliamo costituire e costruire il comune universale, quale luogo di incontro dei diversi, dove le diversità non si sovrappongono, non competono, anzi si contaminano e si esaltano alternandosi piacevolmente. Dichiariamo quali principi fondativi della Repubblica Romana: la libertà e la felicità, il sapere, la ricchezza diffusa e la democrazia diretta. Per questo indiciamo libere assemblee cittadine nei quartieri, suburbi e zone del Lago di Roma. Le assemblee cittadine approveranno i principi fondativi e promuoveranno l'Assemblea Generale per l'elaborazione della Costituzione della Repubblica Romana. Popoli fratelli, oppressi da piedi,